Prepararsi all'esplosione per le 12. 10 anni fa, il governo degli Stati Uniti creò un'arma in grado di restare totalmente inattiva finché la temperatura non avesse raggiunto i 10 gradi, ovvero i 50 Fahrenheit. Il raggio d'azione è di 50 miglia. La dobbiamo bloccare. Lo scienziato che aveva inventato quell'arma pregava Dio che non cadesse mai nelle mani sbagliate. Cerchiamo il bottino. Purtroppo. Ma dov'è? La sua preghiera rimase inascoltata. Dottore, tieni questo contenitore sotto i 10 gradi. Così la bomba batteriologica finisce nelle mani di un cuoco. Buongiorno. E di un giovane che consegna gelati. Mi serve il tuo furgone. No, tu non lo prendi, il mio furgone. Devi andare lontano? Adesso dovranno impedire che i cattivi si impadroniscano della bomba. Sì, gelateria Andy. Non immaginate nemmeno che cosa avete per le mani. Datemi quella bomba o fra 5 minuti sarete morti. È per te. E dovranno evitare una strage. Attento, attento. Dio! Vai! Ce l'ho fatta! Come ce l'hai fatta? Ci sto io al volante! La fortuna gli sarà amica. Addosso! Prendi la pistola! Che ci faccio? Scarica! Mi hai sequestrato con una pistola scarica! Quando sarà finita ricordami di prenderti a calci! Fai indietro! Prendo la tua barca! Faccio come dice, è un tipo pericoloso, è pazzo! Io sarei pazzo! Sì, sono pazzo! Ho paura! Quando cadi, conserva il tuo sangue freddo. Non ha funzionato! Ah sì, tu dici? E non solo il sangue. Non ti muovere! Sparami! Ammazzali! Jill Factor. Non sto facendo morire! Avanti, mettimi la mano nei calzoni. Stiamo per morire, tu pensi al sesso!